Buonasera. Ma stranamente durante questa serata ho avuto dei momenti di ottimismo, ma devo dire purtroppo, avendo ascoltato gli ultimi due interventi, che anche questa serata è stata inutile. Noi, mi dispiace dirlo, ma con questo tipo di dirigenti non vinceremo mai. Una mattina mi sono svegliato. Per me è importante esserci, al di là di tante belle parole. Ciao, 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 una mattina mi sono svegliato. Prendersi per mano e fare il giro tondo. Partigiano. 17 febbraio 2002. Sono passati 15 giorni dall'intervento di Nanni Moretti alla manifestazione in Piazza Navona, ma anche 10 anni dall'arresto di Mario Chiesa. Attraverso telefono, fax ed email, il popolo degli autoconvocati decide di farsi sentire dai vertici della sinistra e dall'opinione pubblica. È iniziato in situazioni diverse, indipendentemente da uno, e questo è importantissimo. Coi girotondi inizia una straordinaria stagione di mobilitazione. La società civile, il popolo della sinistra, il sindacato tornano a scendere in piazza. Anch'io mi sono sentito spinto ad esserci, a unirmi a loro, e questo è quello che ho visto e sentito in quei giorni. Questo documentario è stato volutamente realizzato senza commento, perché credo che le immagini e i suoni che ho raccolto si spieghino benissimo senza ulteriori interventi. Favore della democrazia, della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e dei diritti di tutti. Sandro, vuoi aggiungere qualcosa? Beh, guardi, le parole che ha detto Cusani, che è il primo indagato e condannato, parole di grande eticità e moralità in un paese come questo, cioè non solo ha riconosciuto una colpa, un sistema, ma ha detto anche che siamo solo alla crema. Viva Cusani! Mi pare ovvio, no? Perché per difendere dei principi di giustizia bisogna esserci, insomma, perché il paese non è quello che si vede in televisione. Bisogna appoggiare tutte le iniziative di questi gruppi, che sono tantissimi in Italia, che si stanno mobilitando per difendere la Costituzione, la dignità democratica di questo paese, l'orgoglio della storia di questo paese, quindi sono qua. Siamo stufi di Berlusconi e non se ne può più, e ci dobbiamo vergognare continuamente di quello che combina. Non stare fermi in piazza, continuate la fila! Forza, qualcuno qui! Forza! Girare così! Siamo contrari alla gestione della giustizia da parte di questo governo, non solo della giustizia ovviamente, anche di tante altre cose. La prima manifestazione della sua vita. Ma il giornale è andato a te? Chi è che si deve inserire ancora? Aspettate un attimo. Thank you.
manifestazione della mia gente nella mia città, meglio di così non ci potrebbe essere. Io penso che governare la capitale d'Italia e governarla da centrosinistra è un modo di dare una mano a dimostrare che il centrosinistra sa governare. Silvio, Pinocchio, perdonano in ginocchio! Silvio, Pinocchio, perdonano! Una risposta al femminile su perché le donne stanno in piazza oggi. Perché, come stiamo urlando, le donne rischiano di perdere più di tutti, Berlusconi le vuole cancellare, le vuole far lavorare tanto, tanto, tanto. E non dà niente in cambio. Come si vede la situazione italiana in Germania? Comprende, diciamo, c'è chi è più preoccupato, però in linea generale c'è una certa vigilanza.